Buongiorno a tutti, finalmente ieri sono arrivate due bellissime medaglie dagli europei di nuoto, la più bella, il colore d'oro di Simona Quadrella negli 800 stile libero, una gara molto molto interessante, dominata sin dall'inizio, non era sola, accanto a lei c'era la russa Kipchinikova. È stata una gara combattuta, ma poi alla fine Simona ha messo le gambe negli ultimi 50 metri e c'è stato il distacco vero e proprio e ha toccato per prima la piastra. Era contenta del suo tempo, un 8,20, sperava di scendere sotto gli 8,20, ma era comunque soddisfatta perché era l'obiettivo che si era prefissata, anche col suo allenatore Minotti, in linea con il programma che ci sarà anche per Tokyo tra un paio di mesi. Complimenti a Simona. Quinta, Martina Gramignoli, non era molto contenta del risultato perché in batteria aveva faticato molto di meno, si vedeva anche nella nuotata. In finale non ha capito neanche lei cosa è andato storto. Una bellissima medaglia, come ho detto prima, anche nella 4x200 mista, dove la Pellegrini ha, diciamo, recuperato un po' il distacco con i primi, con la Gran Bretagna. Ha toccato per ultima la panziera, ecco, questa medaglia molto molto bella e comunque dà sicuramente una carica a tutta la squadra. Oggi ci sarà una grandissima finale anche nei 100 stile libero, dove vedremo Miressi, che ha già battuto il suo record per ben due volte. Speriamo che sia una finale interessante con questo ragazzo in vasca. Piccola delusione in una gara di ieri, nei 100 nana maschili, Martin Enghi non si sentiva bene sin dalla prima bracciata. Speriamo si possa rifare nei 50 rana. Una finale importantissima di oggi sarà quella dei 1500 stile libero maschili, dove vedremo Gregorio Paltrinieri in una corsia un pochino laterale, e in batteria non ha potuto strafare. Chissà, forse perché voleva un pochino nascondersi o perché voleva recuperare. Comunque lui viene da un altro percorso, ha vinto 3 ore nel fondo, 5 km, 10 km nella staffetta, quindi comunque ha un carico sulle spalle un pochino più pesante rispetto agli altri, sia di fatica fisica e fisica mentale. Quindi sicuramente in batteria l'abbiamo visto con un po' di barba, oggi lo vedremo senza barba sicuramente. Un altro finalista nei 1500 stile libero sarà Mimmo Cerenza, partirà in corsia 3. Diciamo che comunque questo ragazzo punterà al podio, anche se sarà molto molto difficile, però parte in una corsia molto avvantaggiata dove potrà controllare sia a destra che a sinistra gli avversari.